Buongiorno a tutti, è mattina relativamente presto, sono le 8:30, quello è la fortezza, qui più di fianco c'è la cattedrale, non si vede molto bene, questa è piazza Garibaldi, quello che vi sto inquadrando era la pasticceria Bonucci dove volevo andare a far colazione, ma è domenica quindi è chiusa, non c'è nessun riferimento, gli juventini se vogliono venire qui possono farlo tranquillamente. Io adesso vi faccio vedere dove stavo, in quella palazzina lì, la Central House, una camera non proprio bella, nel senso sì, era comoda, c'era tutto, bagno veramente piccolo con il water nella doccia particolare. E concludendo sulla casa in cui ho dormito questa notte, non ho praticamente usato la cucina e il letto, però è stata la cosa veramente più scomoda perché ci salivi sopra e si sfondava di 10 cm almeno. Adesso mi dirigo su alla fortezza cercando una delle scale mobili che mi dovrebbero portare più facilmente. Avrò circa 3 ore da visitare Spoleto perché poi ho deciso di anticipare il mio arrivo a Roma di oggi, infatti l'ultimo giorno lo dedico a Roma, di cui poi parlerò più tardi. Allora ditelo che fate apposta, non metteteci scala mobile, metteteci scale mobili, un complesso in questo caso da 5, simile a quello di Perugia, ma questo è molto più recente, perché se mettete scala mobile io mi immagino la scala mobile che c'è nei Simpson, quella che va verso l'infinito da nessuna parte e poi ti smolla giù. Non sono ancora arrivato su fino alla fortezza, però vi faccio già vedere un pezzo del panorama, grazie alla gru è ancora più bello e caratteristico comunque. Questo qui è il Duomo, dove passerò più tardi. Sto scendendo dall'entrata della torre, provvisoria, come potete vedere da lì, e sono le 9 passate ed è ancora chiusa. Non ci sono orari, non c'è niente e boh, adesso faccio un giro qui, poi magari ci ritorno tra un po'. Questo è il ponte delle torri, perché come potete vedere c'è una torre lì e l'altra è la fortezza, costruito dai romani, presumibilmente, almeno da quello che dice Wikipedia, quindi non so quanto sia attendibile, però è bello imponente. Poteva essere utilizzato anche come acquedotto. Stavo camminando per questa via, quando mi sono domandato, ma il Duomo dovrebbe essere da queste parti? E infatti mi si apre direttamente così. Adesso lo vado a vedere. Qui sono al Teatro Romano di Spoleto, provo di farvelo vedere da dietro questa grata, non si può entrare a quanto visto, e un po' del panorama. Molto bello, particolare e sembra ben conservato ancora. E da questo panorama saluto Spoleto, una bella città patrimonio dell'UNESCO da visitare. Non tutto ha funzionato come doveva, ma probabilmente perché è agosto, ma si può migliorare. Io adesso devo camminare ancora più lontano di quel punto che vi ho indicato perché devo andare a prendere il treno, altrimenti mi sa che non arrivo più. Come non detto, perché vi voglio far vedere anche via della Salara Vecchia che sto percorrendo per raggiungere la ferrovia. Sono ancora molto su da Spoleto. Sono arrivato alla stazione dei treni di Spoleto, come sentite molto tranquilla anche dagli uccellini che girano, e il motivo è semplice, non so se riuscite a vederlo bene, comunque io ho il treno delle 12:06 e il successivo per Roma è alle 16:07. Vi faccio notare questa cosa perché il biglietto orario acquistabile online o in biglietteria adesso vale per 4 ore dalla corsa che si sceglie, per un minuto
non sarebbe più valido per la seconda corsa della giornata. Assurdo Trenitalia. Siamo già nel Lazio. Ed eccoci a Roma Termini, fra l'altro piazzale 1-2 Est, in cui non ero mai arrivato, infatti vedete tutta l'alta velocità lì. Dopo una lunga camminata, eccoci usciti dai gate, visto che è tutto in sicurezza adesso. Questa è la mia stanza di hotel, questa volta sarà molto più semplice farvi vedere quanto è grande perché ero già in fondo alla mia stanza e questo qui è il bagno. Potete vedere, notare il box doccia recuperato. È la prima volta che mi succede, praticamente è un palazzo con più hotel all'interno, quindi ogni piano c'è un hotel diverso, è molto particolare come cosa. Allora, intanto i primi disservizi qua a Roma, la metropolitana linea A è chiusa per un tratto intermedio, quindi Roma è in due tronconi su quel pezzo lì. Intanto, come avete potuto riconoscere dal colonnato, sono in piazza San Pietro. Quella che avete appena visto nella mia carrellata era la fila di gente che vuole entrare dentro a San Pietro. Oramai bisogna fare passaggi di metal detector e tutto quanto. Grazie, e non farò molti video, giusto qualche carrellata su Roma, giusto perché penso che la conosciate abbastanza bene e anche perché il viaggio che ho fatto era dedicato alla Toscana e all'Umbria, non certo a Roma, dove semplicemente vengo a trovare dei miei amici che li vedrete questa sera, almeno alcuni. Mausoleo di Augusto in restauro e qui all'Ara Pacis la mostra di Spartaco. Guardatevi il telefilm voi, altro che. Buonasera a tutti, quello che vedete alle mie spalle con questo bel barbone qua è il buon Petroni. È buono, buono, dai su. Vabbè, siamo così. Petroni adesso. Faccio il fine, faccio. Siamo a Roadhouse, quindi non vi farò vedere cosa mangerò perché sarà molto semplice. Adesso vi faccio vedere le altre belle persone di questo tavolo. Sono tutti residuati della Dipcon, quindi dovete venire a trovarci in Dipcon, perché c'è gente così, che è più malata di me, capito? C'è più malata di me!